Il 14 febbraio 1983 è San Valentino ed è anche il nome di una delle più grosse operazioni della polizia contro la rete mafiosa siciliana che ricicla il denaro sporco nell'Italia del Nord. Vengono arrestati 34 boss, tra essi Vittorio Mangano. Droga, rapimenti, omicidi. Insomma, ha uno dei casellari giudiziari più ricco fra tutte le famiglie di Palermo. È la famiglia del quartiere di Porta Nuova. Immaginate la sorpresa degli inquirenti quando scoprono che il mafioso è in contatto amichevole con Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi, e che ha persino lavorato direttamente al servizio della famiglia Berlusconi. Per più di un anno ha operato nella villa di Arcole. La scoperta è imbarazzante, ma il clan Berlusconi ha una giustificazione ben rodata. Berlusconi aveva comprato, con la mediazione di Previti, una bella villa ad Arcore. Aveva bisogno di qualcuno che si occupasse dei cavalli, delle stalle e così via. Marcello Dell'Utri, che all'epoca era il suo segretario siciliano, ha contattato un signore che conosceva. Gli ha detto: datemi qualcuno che si occupi dei cavalli e delle scuderie. È arrivato Mangano. Ha lavorato un anno, ma poi, quando si è saputo che aveva fatto cose che non andavano bene, è stato licenziato. Un magistrato di Palermo ha una visione sostanzialmente diversa. Da molti anni il giudice Antonio Ingroia conduce il processo intentato alla mafia e ai suoi complici. La sua vita quotidiana assomiglia a un inferno, scorta e macchina blindata 24 ore su 24. Ed è lui che conduce l'inchiesta sui legami tra la mafia siciliana e il gruppo Berlusconi. Per il giudice, il ruolo del mafioso Vittorio Mangano presso Silvio Berlusconi superava di gran lunga la mansione di responsabile delle scuderie. Aveva un ruolo che non era semplicemente quello di curare i cavalli, era un ruolo di una sorta di factotum all'interno della fattoria, persona di fiducia della famiglia. Andava dal mattino che accompagnava i figli del dottore Berlusconi a scuola, poi si occupava delle varie faccende e attività interne alla tenuta, anche quando il dottore Berlusconi riceveva persone o amici, aveva degli invitati, spesso Vittorio Mangano sedeva a tavola con loro, col padrone di casa. Vi erano dei rapporti di vera e propria amicizia e confidenza che sono stabiliti anche fra i figli del dottore Berlusconi con i figli di Vittorio Mangano, quindi c'era una consuetudine di rapporti molto intensa. Quali erano in verità i rapporti esistenti tra Silvio Berlusconi e Vittorio Mangano? Il mafioso è morto di cancro, in prigione, senza aver chiarito la questione. Si sa che il braccio destro di Berlusconi, Marcello Dell'Utri, è imputato ad aver tenuto stretti rapporti d'affari con la mafia siciliana proprio attraverso il Mangano. Abbiamo scoperto che Berlusconi stesso sapeva, su Mangano e sulle usanze della mafia, molto più di quanto non abbia voluto dire. Un episodio avvenuto nell'autunno 1986 porta una nuova luce su queste relazioni. Comincia tutto in via Rovani a Milano. Questa villa è una delle residenze di Silvio Berlusconi e in quella data diviene bersaglio di un attentato. Buongiorno, di chi è? Un giornalista andato sul posto si è fortuitamente imbattuto nella custodia. Berlusconi, ah, sì? Presidente. Ah no, ma... Il ministro. Ah sì? E lei lo conosce? Lavoro. Lavora qua? Sì. Ah, ma qua è la villa dove c'è stata questa bomba, no? No, un giorno? No. Nell'80, tanti anni fa? Ah, era messo dentro di carta però. Come? Era di carta, non era bomba. Era una cosina superficiale, ecco. Non ha fatto danni. Ah, però una, tipo una... Sì, una cosa minaccia. Leggera, una minaccia. Ah, sì? Vado perché ho preso... Oh. Sì. Fin qui, purtroppo, niente di strano. È il seguito che è interessante. Il giorno dopo l'esplosione, Berlusconi chiama al telefono il suo amico siciliano Dell'Utri, vuole parlargli dell'attentato. Ma altre orecchie seguono la conversazione, quelle dei poliziotti. Il telefono di Marcello Dell'Utri è sotto controllo nel quadro delle inchieste antimafia. Ci siamo procurati questo documento. Pronto? Pronto? Cedo. Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Che succede? Ha messo la bomba. Non mi dire. Sì. E come si sa?
da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ma è fuori? Sì, è fuori. No, non lo sapevo neanche. E questa cosa qui, da come l'ho vista, fatta con un chilo di polvere nera, una cosa grossissima, l'ho fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Ed è stata fatta soltanto sulla cancellata esterna. Ah. Ecco, secondo me è come un altro manderebbe una lettera o farebbe una telefonata. Viene sulla bomba. Alla mangano. Sì. Un chilo di polvere nera, cioè proprio il minimo. Sì. Cioè proprio come dire, vi faccio sentire. Sono qui presente. Sì. Uno è una donna raccomandata, caro dottore. E lui mi ha messo una bomba. Che non so scrivere. Sì, la vita, la roba. No, ma io glielo ho detto anche i carabinieri. Quindi mi ha telefonato di 30 milioni di catalizzatori, sì, come 30 milioni? Come? E poi noi lo arrestiamo, gli dico, no, giù per 30 milioni. Poi noi hanno circondato la villa, no? Ah, no. Sì. Noi con la vicina, noi siamo scesi io per vedere la macchina, paurosissimi, ci sparazzola a noi. Ormai non si avvicina più, poi che se mai vediamo. Vabbè, sentiremo. Vabbè, aspettiamoci richieste. Ok. Ciao, grazie, ciao. Cosa c'è al di là di queste conversazioni? Al Tribunale di Palermo, dove Marcello Dell'Utri è indagato, numerosi testimoni hanno confermato i rapporti d'affari che il gruppo Berlusconi avrebbe avuto con la mafia siciliana. Alcuni testimoni, a volte ricusati, hanno patteggiato la libertà con le loro rivelazioni. Ma sono spesso testimoni di prima mano. Fra questi pentiti, Francesco Di Carlo. Secondo loro, il gruppo Berlusconi all'inizio sarebbe stato molto, ma molto aiutato dai soldi di Cosa Nostra. Sono testimoni credibili per il procuratore Ingroia. Ha indagato per molti anni sulle operazioni finanziarie del gruppo Berlusconi. Ingroia afferma di avere identificato numerose operazioni anomale. Fa buona guardia ai suoi armadi, nei quali ha riposto chili di documenti, di perizie e anche le audizioni di Silvio Berlusconi. Il procuratore punta in particolare il dito sul ruolo giocato da una piccola banca milanese, la Banca Rasini. Sospetta che essa sia stata una delle corsie privilegiate tra il gruppo Berlusconi e la mafia. Banca Rasini è quella che era una banca di riferimento di molti mafiosi siciliani e una banca nella quale peraltro aveva lavorato anche il padre del presidente Berlusconi. È una banca con la quale il gruppo Finvest alle sue origini ha avuto rapporti costanti. Quindi per lei ci sono prove? E quello, per questo motivo sostengo l'accusa nel processo Dell'Utri. Per mancanza di prove formali, Berlusconi non sarà perseguito in questo dossier, ma il suo amico e collaboratore Marcello Dell'Utri, in compenso, rischia parecchi anni di prigione per collusione con la mafia. Agli occhi di numerosi italiani oggi, questo è sufficiente a gettare il dubbio sull'ascesa folgorante del giovane Silvio, sia nel settore immobiliare che in quello televisivo.